Il nuovo stabilimento Thales Alenia Space dell'Aquila intende porsi come modello di riferimento per la ricostruzione industriale del capoluogo abruzzese. Lo sviluppo aquilano nel settore dell'elettronica, infatti, ebbe inizio nell'immediato dopoguerra con l'apertura del complesso industriale della Marconi Italiana per la produzione di valvole termoioniche. Da allora Ates, Italtel, Selenia Industria e Selenia Spazio hanno scandito la trasformazione di quello che è stato il polo elettronico aquilano. Dopo il devastante terremoto del 6 aprile, obiettivo di Thales Alenia è stato la costruzione di un nuovo stabilimento che in meno di 2 anni ha visto la luce ufficialmente oggi all'Aquila. Leader europeo nei sistemi satellitari e protagonista nelle infrastrutture orbitali, la società è una joint venture tra francesi di Thales, che detengono una quota del 67%, e Finmeccanica al 33% della proprietà. Il gruppo ha realizzato nel 2010 un volume di affari pari a 2 miliardi di euro, e impiega nei 10 siti industriali distribuiti tra Francia, Italia, Spagna, Germania e Belgio ben 7.200 dipendenti. L'Aquila sarà un centro di eccellenza del gruppo, con il concentramento della produzione italiana nell'ambito della competizione globale nei servizi di telecomunicazione. Ci spiega gli obiettivi Giovanni Fuggetta, vicepresidente del centro di competition elettronica di Thales. È nato a seguito di un grande progetto, il progetto di ricostruzione dell'Aquila, ma anche di concentrazione all'Aquila di tutte le attività relative alla produzione e al collaudo degli equipaggiamenti elettronici di Thales Alenia Space Italia. Quali sono le prospettive per il futuro di questo stabilimento? Ma sicuramente noi vogliamo essere, e siamo già adesso, ma lo saremo ancora di più, leader sia nel mercato delle telecomunicazioni commerciali che in quello dell'esplorazione e dell'osservazione della Terra. Abbiamo diversi programmi importanti in corso, Iridium, ExoMars. Iridium è un programma di telecomunicazione, una costellazione, ExoMars è l'esplorazione di Marte da parte dell'Agenzia Spaziale Europea. Stiamo lanciando Cosmo di seconda generazione, quindi le prospettive sono sicuramente interessanti. Il mercato è un mercato molto aggressivo, molto demanding, ma noi con questo stabilimento siamo attrezzati per competere e per vincere. Uno stabilimento all'avanguardia in un momento difficile per l'Italia, per l'Occidente in generale. Ah, sicuramente sì, sicuramente questo strumento, questo stabilimento è un vanto per la città, è un vanto per l'industria italiana ed è uno stimolo a fare sempre meglio ed è un invito ai giovani a investire nello studio, nell'impegno e nel mercato spaziale, quindi auguri a chi farà l'università, si laureerà e verrà a lavorare qui da noi.